Sì, io volevo solo ricordare che questo evento si svolge nell'ambito della settimana della democrazia diretta, che è un'iniziativa partita in maniera, come al solito, spontaneista, però molto sentimentalmente partecipata. Promossa da 8 organizzazioni, tra cui Rete dei Cittadini, Democratici Diretti, Comitato dei Cittadini per la Democrazia Diretta, Più Democrazia Rovereto a Vicenza e altre ancora che adesso non ricordo, non vi dico. L'idea è quella che questa iniziativa si ripeta ogni anno e si ripeta e non a caso nell'ambito intorno alla data che festeggia la nostra Repubblica. Il 2 giugno è la festa della Repubblica. Noi pensiamo che la Repubblica è dei cittadini e per questo vorremmo che a partire da quest'anno le iniziative che si svolgono per festeggiare questa istituzione non sia soltanto un'occasione retorica, ma sia un'occasione in cui si riflette sulla Repubblica, su come è nata, sulla sua struttura, su come può evolvere, su come può migliorare, sul rapporto che c'è fra istituzioni e cittadini. In questo senso, quindi, noi abbiamo, fra le altre cose, pubblicato un manualetto che potete vedere qui nella copertina, tra poco verrà dato alle stampe, io ho qui una bozza, che si chiama Vivere meglio con più democrazia, che è una guida sulla democrazia diretta per cittadini attivi e consapevoli. Cioè la questione è, noi abbiamo già in qualche modo degli strumenti, seppure parziali, di partecipazione. Io ho la mia idea sulla struttura della nostra democrazia, ma tuttavia, con tutti i suoi limiti, ci sono delle possibilità di partecipazione che vengono sottovalutate dai cittadini. Non tanto e soltanto a livello nazionale, dove abbiamo forse una questione più carente e meno libera di essere auto-organizzata dai cittadini, ma a livello locale, a partire dalle regioni, dalle province, dai comuni. La legge istitutiva delle autonomie degli enti locali del 2000 prevede la costituzione degli statuti comunali, provinciali e regionali con l'indicazione esplicita di esaltare gli strumenti, di sviluppare gli strumenti di partecipazione e di trasparenza da parte delle istituzioni. Quindi questo è un terreno tutto da giocare, ci sono, come dire, i comuni molto avanzati da questo punto di vista, pochi, ma che hanno introdotto strumenti come il referendum propositivo, deliberativo, iniziativa popolare a livello comunale, o altri strumenti ancora, oppure strumenti come il bilancio partecipato istituzionalizzato, le petizioni con risposta vincolata, in tempi definiti, eccetera, eccetera. Il panorama è veramente ampio e lo sviluppo di queste cose dipende molto dalla volontà dei cittadini. La nostra intenzione è quella di sviluppare questi strumenti e questo manuale dà indicazioni e consigli su come si possono sviluppare le attività e le iniziative in questa direzione. A livello nazionale invece supportiamo, e anche nel manuale noi l'abbiamo citata e in qualche modo la descriviamo, sebbene questo è molto mirato sul locale, a livello nazionale noi supportiamo in pieno la proposta di Peterlini, Ceccanti, Adamo, Poretti e altri che non sto ricordando. È una proposta presentata già un anno e più fa da parte del senatore Oscar Peterlini che già in altre occasioni appoggiato anche insieme a molti di voi qui e continuiamo a farlo. Questa di fatto è un'iniziativa che sta come dire, marciando sottoterra. Ogni volta che serve viene fuori questa proposta, come esempio di qualche cosa che potrebbe essere fatto già adesso nelle nostre istituzioni per modificare nel senso di una maggiore partecipazione. Se noi abbiamo un problema qua, lo dico proprio rapidamente e sinteticamente, in questo momento in Italia il problema che abbiamo è esattamente quello della democrazia. Cioè, il fatto che, per quanto possa, per come la vedo io, che i cittadini mancano di quello strumento, di quella caratteristica che permette alla democrazia di essere realmente tale, compiuta. Ed è quello strumento che consente, almeno in una occasione, almeno un modo per consentire ai cittadini di poter decidere qual è il proprio ordinamento.
nell'ordinamento italiano noi possiamo solo decidere cosa non vogliamo, mentre invece non possiamo decidere cosa vogliamo. Ecco, questo è l'aspetto, secondo me, cruciale che manca alla nostra democrazia. Noi abbiamo strumenti di partecipazione a livello nazionale dei cittadini che però poi sono in realtà privi di efficacia. L'iniziativa parlamentare legislativa con le 50.000 firme può essere in realtà fatta, ma poi la procedura e ciò che segue alla presentazione dell'iniziativa popolare dipende esclusivamente dalla volontà dei parlamentari, delle commissioni, eccetera. E spessissimo queste proposte di legge passano in subordine. Fatto sta comunque che non c'è né regolamento né nessun tipo di legge che preveda una presa di posizione ufficiale entro tempi definiti dal Parlamento. Quindi questo di fatto è un potere puramente suggeritivo, diciamo così, evocativo che il popolo può dare nei confronti dei rappresentanti. Se manca la sensibilità da parte dei rappresentanti non c'è alcun modo per far valere la sovranità invece dei cittadini. Ecco, ci dovrebbe essere almeno un modo attraverso cui i cittadini, in certi casi particolari, in casi necessari, almeno un modo attraverso cui i cittadini possono dire no, non vogliamo questo, ma anche vogliamo questo e quest'altro, cioè dovrebbero poter avere un modo di determinare la propria sovranità. Se non esiste almeno un modo attraverso cui i cittadini possono determinare le proprie leggi senza dover chiedere il permesso a qualcuno, quindi con un'iniziativa libera da parte dei cittadini, senza dover chiedere il permesso o l'ascolto o la bontà d'animo dei senatori o dei deputati eletti in Parlamento, se non c'è questo, io dico e sostengo che pur non essendo il nostro un sistema definitivamente autoritario, non è dal punto di vista tecnico una democrazia, perché una democrazia dovrebbe prevedere almeno un modo per cui i cittadini possono esprimere la propria sovranità. Da questo punto di vista la proposta del senatore Peterlini e di tutti gli altri, ormai nota come proposta Peterlini, di introduzione del referendum di iniziativa popolare senza quorum e anche l'iniziativa costituzionale, altro aspetto molto importante di questa legge, colma un vuoto essenziale alla nostra democrazia. Noi potremmo, io lo dico proprio senza mezzi termini, potremmo dire che la nostra è una democrazia soltanto quando una legge come questa verrà approvata, esisterà a livello costituzionale questo tipo di strumento. E quando non ci sarà, noi avremo una democrazia zoppa, a voler essere buoni. Ma dal punto di vista tecnico, ribadisco, per me questa non è nemmeno una democrazia. Non è ciò, come dire, noi abbiamo delle istituzioni pienamente autoritarie, anzi per certi versi abbiamo, come dire, dei buoni anche livelli almeno teorici possibili di relazione fra cittadini e rappresentanti, però sono troppo dipendenti dalla volontà dell'eletto e i cittadini non hanno nessuno strumento per controbilanciare questa volontà dell'eletto. Da questo punto di vista io quindi plaudo ulteriormente a questa proposta e penso che tutte le volte che è possibile noi dovremmo combattere per spingere per l'approvazione di questa proposta, per quanto ipotetico, iranico e quasi fantascientifico ci possa sembrare oggi che questo possa avvenire. Però io confido in un fatto, che al di là di tutti, anche tenendo d'occhio e concludo, l'evoluzione dei fatti politici dell'attualità e diciamo della fase politica italiana, che sta mostrando i limiti di certe strutture della democrazia, perché qui il problema non è soltanto delle persone, ma le strutture sono carenti nella misura in cui consentono a determinate caratteristiche di personalità o anche di potere di emergere, di affermarsi e di come dire, sopprimere, soffocare gli ambiti di partecipazione che peraltro in altri tempi garantiti da altri meccanismi. Detto questo, credo di aver detto tutto. Da questo punto di vista penso che noi dobbiamo in ogni occasione in cui è possibile, lo dico agli amici perché qui siamo tra amici, ma a tutti i cittadini, dovremmo a tutti i costi, questa dovrebbe essere una battaglia cruciale, fondamentale di tutto il movimento, non solo nostro, ma di tutto il movimento che sta per l'attualità combattendo contro il berlusconismo, tra virgolette. Ma in realtà, se andiamo a vedere bene, anche guardando gli indignados spagnoli, eccetera, anche a certe caratteristiche del movimento alternativo, diciamo non istituzionale, diciamo, questo movimento si caratterizza come qualcosa che è attento alla forma della democrazia. Ancora, secondo me, è acerbo, immaturo, non coglie bene gli aspetti fondamentali della questione. Ma nel momento in cui questi emergeranno, questa proposta sarà di pronta
con le braccia aperte, ad accogliere quel tipo di impostazione, quel tipo di volontà e di necessaria trasformazione della nostra democrazia, proprio per evitare che ci sia spazio eccessivo alle degenerazioni che il nostro sistema purtroppo consente.